soldi da soli non bastano a rendere competitivo un territorio. I soldi possono essere un incentivo, possono essere un qualcosa che aumenta la volontà di investimento, ma gli investimenti mediamente si fanno se c'è necessità di farli. L'incentivo può permettere in particolare alle piccole e medie imprese di partecipare, ma per quanto riguarda le grandi imprese le scelte non dipendono quasi mai da finanziamenti pubblici se non in grande dimensione. Le grandi imprese normalmente hanno finanziamenti soltanto sulla ricerca e nel de minimis, stiamo parlando magari di 200.000 euro, quindi veramente di piccole cose. Quello che può convincere le imprese a rimanere su un territorio è la competitività complessiva del territorio, cui i finanziamenti sono una parte, ma sicuramente la prima questione riguarda le infrastrutture. Se non ci fosse stata la piattaforma APM Cosco Avado, parte di queste manifestazioni di interesse non ci sarebbero state, perché sono in molte collegate al fatto di avere vicino un posto dove le merci arriveranno e da dove le merci partiranno. Quindi il denaro è soltanto una parte, fondamentalmente c'è la competitività di un territorio che si fa attraverso le infrastrutture, si fa attraverso una buona scuola e da questo punto di vista la buona preparazione che hanno i ragazzi, per esempio che escono dagli istituti tecnici del Savonese, è un'altra componente importante, e dall'attitudine al lavoro e da qual è l'accoglienza degli enti locali rispetto alle aziende. Quindi i soldi sono solo una parte. Sicuramente la piattaforma è un elemento fondante il rilancio del territorio. Perché, ripeto, lì ci saranno le rotte fondamentali dal punto di vista del commercio internazionale e quindi avere un qualcuno che può operare riducendo i costi logistici, quindi avere qualcosa che può permettere di fare le lavorazioni a monte o può necessitare di essere molto vicini al luogo di trasporto in arrivo o in esportazione, è un elemento fondante. Non è evidentemente l'unico, perché abbiamo comunque molti investimenti, li abbiamo avuti nell'ambito tradizionale. Pensiamo agli investimenti di oltre 150 milioni di euro sono stati nel vetro negli ultimi 3 anni, pensiamo agli investimenti nella meccanica.